Questo è Nenè, il cucciolo di lemure nato a marzo qui al bioparco di Roma. E ora sembra proprio che stia mangiando con gusto qualcosa. Ma cosa? Facciamo qualche passo indietro. Circa mezz'ora fa, nella cucina del bioparco. Allora, prepariamo la frutta per i lemuri, frutta e verdura. Iniziamo con la frutta. Lei è Benedetta, già la conoscete. Lavora qui al bioparco e oggi mi farà vedere che cosa mangiano i lemuri. Non mangiano tutta la frutta, ci sono dei tipi di frutta che non possono mangiare. Gli agrumi, i kiwi, perché contengono vitamina C. Perché il problema che hanno i lemuri è che non riescono tanto bene a eliminare il ferro in eccesso dal loro sangue. Siccome la vitamina C serve ad acchiappare meglio il ferro, noi non gliela diamo perché così si accumula meno ferro. Mia mamma con me ha il problema opposto. Mi vuole riempire di vitamina C. Dice che fa bene, ma questione di specie. Allora, questa è la ricetta per preparare un gustoso pranzo estivo per 7 lemuri e mezzo. In mezzo al Nenè. Una pesca, un'albicocca, una mela, una pera, una banana, poi un pezzo di melone e un pezzo di ananas. Questa è la frutta che arriva in questo momento e che possono mangiare. Ora la taglio a pezzetti. Ed ecco il primo consiglio dello chef. Inizio prima dalle pere e dalle mele perché sono le cose che gli piacciono di meno. Cioè, in realtà poi gli piacciono, però sicuramente le banane sono più gustose per loro. E di seguito il secondo consiglio dello chef Benedetta. Lo sai che i semini che stanno dentro la frutta gli piacciono tantissimo, sono le prime cose che mangiano. Io sono le prime cose che scarto. E poi ci sono anche varie integrazioni giornaliere che dipendono, che ne so, un giorno c'è lo yogurt, un giorno c'è il pollo, un giorno ci sono le uova. E oggi che gli tocca di buono? Si chiamano camole, sono le larve di insetti vari. Ne prendiamo un mucchietto e lo mettiamo in mezzo alla frutta. Beh, vi è andata male oggi. Preparerei la verdura. Allora, gli mettiamo una carota, che siccome questa è piccolina gli mettiamo un altro pezzo. Poi gli mettiamo un peperone, un pezzo di finocchio e un radicchio. Ma Benedetta, come mi consigli di tagliare il radicchio? Il radicchio glielo devo tagliare a fette un po' grosse, perché se lo tagli a foglioline non lo mangiano, perché gli piace questa parte interna un po' dura, se la sgranocchiano. Bene, la pappa è pronta, non resta che andare a servirla. Come vedete, la ricetta di Benedetta piace molto. Come la taglia lei, la frutta non la taglia nessuno. E Nenè? Guarda, osserva e un po' assaggia. Perché come mi aveva detto Benedetta... Allora, Nenè ancora beve il latte della mamma. Comincia ad assaggiare qualcosa, quindi prende dei piccoli pezzettini di frutta, soprattutto quella più morbida, come può essere la banana. In realtà assaggia solamente ancora. Poi per ogni giorno mangia un po' più di frutta e meno latte finché arriverà un punto in cui mangerà solo la frutta. Beh, non so se quel giorno sia arrivato, però guardate, eccoci da dove siamo partiti, con Nenè che si sgranocchia bello bello qualcosa. Ma cosa? Un tenero pezzetto di banana, una briciola di mela, un salutare bocconcino di albicocca? No, no. Un leggerissimo pezzo di peperone rosso. Alla faccia dei piccoli pezzettini di frutta morbida. Complimenti, Nenè. E buon appetito.